Ieri la Geo Barents, dopo aver effettuato due operazioni di soccorso di un piccolo barchino in vetroresina e di un gommone con a bordo 109 persone, ha recuperato in mare i corpi senza vita di 11 persone, grazie anche al supporto dell'aereo di Sea-Watch Seabird. Corpi che erano in mare da probabilmente molti giorni e che sono vittime di un naufragio di cui non si sa assolutamente nulla. Loro, così come tante altre migliaia di persone solo quest'anno, così come decine di migliaia di persone che sono vittime di scelte politiche, di quelli che sono i confini dell'Europa e la mancanza di passaggi sicuri per fuggire da situazioni di guerra, di povertà, di detenzione e da quella che è la situazione in Libia che conosciamo molto bene. L'abile confine tra la vita e la morte nel Mediterraneo centrale è così evidente, così come ieri, mentre recuperavamo i corpi in alto stato di decomposizione di queste persone, tra cui anche alcune donne, nel frattempo un altro dei gommoni della Geo Barents stava effettuando il salvataggio di un barchino in difficoltà che abbiamo avvistato durante la ricerca. Ecco, questa è la situazione nel Mediterraneo centrale e questa è una situazione che è la causa e la conseguenza di una scelta politica. Non è un'emergenza, non è un'emergenza di cui non si sa nulla. Non è qualcosa di non prevedibile, le persone cercheranno sempre di cercare di trovare una vita sicura, non tanto una vita migliore, ma una vita sicura, e ci dovrebbero essere dei canali legali per poter fuggire da situazioni assolutamente inumane.